4 sconfitte consecutive esterne, torna al successo on the road il Banco, che passa dopo un overtime al Taliercio 74-70 e sale a 22 punti in classifica. Seconda sconfitta di fila, terza nelle ultime 4 partite per l'Umana, che interrompe una striscia positiva interna che durava da 4 incontri. Reyer che rimane a quota 20 in graduatoria. Molto positivo l'inizio dei padroni di casa, più 9, trascinati da un produttivo Owens. 19-14 al decimo. Nel secondo periodo cresce la retroguardia di Calvani, debutta Ekonyon e sale in cattedra Alexander. I lagunari realizzano 9 punti in 10 minuti con diverse palle perse, 18 il fatturato dei viaggianti che colmano il gap ed operano il sorpasso, 28-32 all'intervallo. Nella ripresa la Reyer prende il sopravvento al rimbalzo, la Dinamo si inceppa ma rimane nella scia, 46-42 al trentesimo. Nessun break nel quarto periodo, i sardi si portano sul più 2 ad una manciata di secondi dal termine, ma Green dalla lunetta impatta, supplementare, l'equilibrio regna sovrano, parità al 44esimo, Stipcevic realizza la tripla del più 3 per gli isolani, Green riporta l'Umana a meno 1, Alexander e Mitchell chiudono i giochi, 8 su 30 da 3 per il Banco contro il 5 su 30 dei padroni di casa, che hanno avuto un saldo recuperate perse di meno 13, meno 1 per la Dinamo, 21, 7 rimbalzi e 5 falli subiti per Alexander, 14 e 10 palloni catturati per Mitchell, dall'altro lato 12 per Goss, 11, 7 rimbalzi e 8 falli subiti per Green.